quando si va a sud, il calore è uno dei primi aspetti con cui si interagisce. Non si può non provare in ogni stagione quel tepore tipico delle zone che restano raggianti anche quando sono sormontate da nubi temporalesche. Così accade in certi punti della Puglia, così capita in altre della vicina Basilicata, stuzzicati da un rustico equilibrio tra uomo e natura o attratti da un interesse focoso di scoperta, di esplorazione del diverso per chi non è nato da queste parti, di una realtà lontana dalla selva cementifera delle grandi metropoli. Affiancati dalla vegetazione più varia, da distese alberate e coltivate, mentre nubi polverose sollevate nell'aria donano un fascino ancora più esotico all'ambiente, il carattere vivace dei vari esemplari della gamma Audi Q2, Q5 e Q7 presenti sul percorso risulta armoniosamente in simbiosi con avvalamenti, imperfezioni dell'asfalto, dossi o cunette di ogni tipo, in un territorio che ricorda vagamente certi quadri espressionisti del passato. Ampie dimensioni, tanta tecnologia, comfort di bordo, ma soprattutto una guida piuttosto versatile. Così si presenta il nuovo Audi Q5 sulle strade pugliesi diretti verso Matera. Le dimensioni avvolgenti del Q5, poco sopra i 4,60 m di lunghezza e passo leggermente superiore ai 2,80 m, rapportati a una larghezza oltre il 1,80 m e un'altezza che travalica di poco il 1,60 m, offrono una qualità di comfort apprezzabile grazie a una buona dose di spazio per i passeggeri, ai rivestimenti e ai materiali di qualità utilizzati, oltre a una versatilità convincente, dato un vano bagagli che spazia dai 550 ai 1550 litri di carico utile. La concretezza progettuale è rafforzata dallo stile affinato, scolpito, tecnologico, che sfoggia una imperiosa impronta su strada e i muscoli adeguati per affrontare diversi tipi di percorso. Muscoli metallici stimolati da un apparato nervoso sofisticato composto da sospensione ad altezza variabile secondo 4 parametri. La corsa può variare dai meno 15 mm su asfalto a velocità sostenuta ai più 45 mm al di fuori di esso, che su qualsiasi tipo di superficie percorsa esalta le qualità stradali della vettura. La nuova Q5 sfoggia una certa agilità sui diversi percorsi, favorita non solo dall'energia del 2 litri TDI da 190 cavalli e 400 Nm di coppia, che propone secondo la casa anche una notevole efficienza legata a un sistema 4 con tecnologia ultra, che finalizza la potenza in base alla strada e alle condizioni. La media di consumo segnalata varia tra i 5,3 e i 4,9 litri per 100 km e le emissioni tra i 129 e i 138 grammi per chilometro. I valori sui consumi proposti dall'indicatore, seppur lontani data la particolare tipologia di percorso, sono apparsi in costante diminuzione. Alla buona spinta bisogna abbinare anche una notevole cura dimagrante con l'impiego di materiali più leggeri e una tecnologia che, al pari della meccanica, è pensata secondo una logica costruttiva votata a raggiungere un equilibrio complessivo che soddisfi differenti palati. Dinamismo, sostegno di marcia, intrattenimento, per ogni aspetto c'è una risposta interessante, sebbene a livello ergonomico la suddivisione dei vani portaoggetti sul tunnel centrale di qualsiasi modello in prova o la collocazione delle varie prese non appaia così funzionale e confortevole. Su Q5 e Q7 poi si potrebbe lavorare anche su un'ulteriore riduzione dei comandi fisici presenti. Gli ampi schermi dell'Audi Virtual Cockpit, così come quello del sistema MMI, catturano lo sguardo attraverso la loro grafica, la versatilità e l'approccio intuitivo. Ma anche in questo caso un lavoro di semplificazione dei sistemi può rendere il quadro ancora più efficiente, a nostro avviso. Alla colonna sonora di ogni viaggio, poi, ci può pensare un impianto firmato Bang & Olufsen o in alternativa uno Bose. Passando ai più grandi esemplari di Q7 e-tron e SQ7 TDI, le sensazioni generali non cambiano troppo. Anche qui il peso è notevolmente ridotto rispetto alla precedente generazione, si parla di una diminuzione superiore ai 300 kg. Mutano certamente determinati aspetti estetici e meccanici, così come è più alto il numero di sistemi di assistenza disponibili rispetto a Q2 e Q5, 23 contro 14 e 21 rispettivamente per le altre vetture citate. Ma si assapora lo stesso carattere d'acciaio che la casa di Ingolstadt infonde in ogni sua vettura. Vitale è anche il ritmo, considerando che il vuoto della SQ7 TDI propone 435 cavalli e ben 900 Nm di coppia spronata dal compressore elettrico, efficacissima sul percorso scosceso ricavato nelle campagne collinari del Materano. I gradi di pendenza non intimoriscono, scanditi dalla strumentazione di bordo e interpretati dalla meccanica con una scioltezza che sorprende. L'asse posteriore sterzante dunque fa danzare tra le curve anche a raggio ridotto gli oltre 5 metri di lunghezza dell'auto, l'ennesimo elemento che ribadisce come gli sforzi dei tecnici di Audi siano indirizzati verso tutti i versanti dell'esperienza di guida, fornendo una risposta tecnologica a ogni domanda. Lo testimonia anche l'architettura ibrida plug-in della Q7 e-tron, formata da una parte elettrica associata a un corposo 3 litri TDI.
La potenza totale ammonta a 373 cavalli e 700 Nm di coppia massima, meno propositiva della SQ7 TDI, ma sempre consistente. L'autonomia unicamente elettrica, purché il gruppo batteria sia completamente carico, risulta di 56 km secondo quanto suggerito dal costruttore. Alla fine la vivacità dei 190 cavalli proposti dal motore diesel 2 litri TDI, la fluidità del cambio S-Tronic e la trazione 4 della nuova Q2 spingono verso l'aeroporto di Bari, a conclusione di un viaggio ricco di colori luminosi, brulicante di profumi, da quelli intensi della campagna lucana a quelli amalianti della costa ionica, festante per l'energia espressa nel gustarlo. La gamma Audi Q2 è disponibile da 25.500 euro, quella della più ampia Q5 invece da 43.150 euro per un esemplare dotato di motori 2 litri TDI da 150 cavalli, quindi i modelli Q7 sono proposti da 63.100 euro. L'imperiosa SQ7 TDI, infine, dalle indicazioni fornite, a 97.200 euro.